partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Grazie Mauro. Buonasera a tutti, niente, io è il secondo step, quello dopo il dottore che dà una valutazione all'utente, al servizio, viene mandato diciamo nella mia struttura e appunto diceva il dottore a livello comportamentale noi lavoriamo con un'equipe di psicologi, psichiatri e degli operatori. Da non diciamo è molto importante per il giocatore d'azzardo il gruppo che perché è un autoaiuto, quindi persone che ci sono passate, anche chi fa uso di altre dipendenze, alcol, eroina, cocaina, che molte delle volte sono proprio correlate a questo disturbo, cioè abbiamo parlato di impulsività, di ansia, quindi sono tutte patologie che fanno parte della sfera di dipendenza dei stupefacenti, quindi anche il giocatore d'azzardo deve essere visto sotto quest'occhio. Quindi come fare? A livello proprio comportamentale, i ragazzi stessi si confrontano durante il quotidiano in comunità sulle varie cioè sugli atteggiamenti impulsivi, sugli atteggiamenti ansiosi, anche aggressivi, diciamo, perché se il giocatore d'azzardo decide che deve andare a giocare non lo regge nessuno, cioè a volte anche forse peggio di un dipendente che è già cosciente del problema. Il giocatore d'azzardo no, è molto attraversa più difficoltà. E come diceva il dottor Da Fermo, anche a livello psicologico, avere noi facciamo dei gruppi psicoterapeutici e dei diciamo dei colloqui individuali psicoterapeutici. Il gioco d'azzardo è un po' più diciamo limitato, cioè, insomma, parola brutta, limitato, è un po' più avendo strutturato dentro di sé la chiusura, anche a livello psicoterapeutico fa più difficoltà, quindi bisogna essere un pochettino più pazienti. Poi diciamo che per la mia esperienza sotto questo campo, come diceva il dottore, siamo anche noi, insomma, stiamo provando, però diciamo che io sono un po' più fortunato perché lavoro sugli atteggiamenti, quindi gli atteggiamenti sono quelli di manipolazione, aggressività, impulsività, come dicevo prima, e quindi si va a toccare quella sfera. Noi lavoriamo molto anche con le famiglie, come già accennato il dottor Da Fermo. Praticamente avendo un disturbo comportamentale, diciamo che anche il livello familiare è molto importante, può essere la moglie, i figli, loro escludendo tutti dalla sua vita, poi si devono rimettere in discussione, cosa un po' difficile, e anche i familiari che diciamo hanno avuto un brutto colpo sia a livello emotivo ma sia a livello proprio economico. Perché mentre diciamo, l'eroinomane ruba, fa danni da solo, è quando ruba una volta da un parente, poi non ci va più, diciamo la verità. Invece il giocatore d'azzardo è capace di togliergli somme elevate con strategie, che poi tra parentesi sono molto più strategici, con strategie che tu non te ne accorgi neanche. Io avevo, poi per la privacy non posso dire niente, però ho persone, direttori di banche, quindi abituati anche, io sono ignorante di questa cosa, però assicuratori che hanno fatto ritrovare non solo la propria famiglia, ma tu la famiglia, cioè una rete, e stiamo parlando di milioni, stiamo parlando delle 20 euro, 100 euro rubate per strada. Quindi, e se tu li vedi, dici no, ma guarda, quella persona così educata, pulita, silenziosa, e là c'è tutto il contesto familiare che ne risente pure di più, quindi è pure difficile lavorare con la famiglia perché è più colpita, diciamo. Niente, io posso dire questo, che noi per un adesso stiamo sperimentando, dico anche con risultati,
loro si attengono al programma di recupero terapeutico, che è questo praticamente, il vivere quotidianamente, perché loro hanno perso, perdendo emozioni e legami, quindi vivere il quotidiano col gruppo, rapportandosi sul lavoro, sull'igiene, perché poi si lasciano andare, perché anche la depressione fa parte del loro aspetto patologico, quindi si lasciano andare a se stessi, quindi si riattiva già da delle regole, no? Come diceva il dottore prima, sveglia, una campanella, delle responsabilità, dei confronti quotidiani, pure su perché mi hai risposto in quel modo, sull'impulsività. Quindi è un susseguirsi di confronti durante il quotidiano, oltre ai gruppi, come ho detto prima, ai colloqui familiari, eccetera, eccetera. Poi, ecco, sì, noi nella nostra struttura le facciamo rapportare anche all'esterno, quindi nelle varie uscite fai la differenza tra il giocatore d'azzardo e, io ho notato questo, poi può essere, il giocatore d'azzardo e l'eroinomane, diciamo così, dipendente da stupefacente, che è dipendente stupefacente perché è stato un lungo periodo in comunità. Se il maschio guarda la donna, il giocatore d'azzardo vede i posti dove può andare a giocare, vede il bar, per dire. E questo ho notato, si nota facile, perché come se si illuminano gli occhi, no? Perché si accendono i ricordi in quella sfera. E quindi io li faccio sperimentare, li mando in verifica. Certo, loro hanno delle regole diverse da quelle, perché c'è chi ha fatto uso di stupefacenti ed alcol, ma c'è chi anche non ha mai toccato neanche una sigaretta, quindi che gli vai a togliere a una persona così? Niente. Però ecco, devi indirizzare, come diceva prima, anche la prevenzione alla famiglia, devi togliere il conto corrente, devi togliere i soldi, devi togliere, in casa non dovete avere niente che possa firmare, per cui anche una semplice blocchetto degli assegni, non lo so, delle assicurazioni, tutto quello che può essere strategico per questa cosa, quindi uno non ci va neanche a pensare tante volte, però è così. E niente che dire di più. Ecco, io volevo dire qualcosa a Montesilvano, cioè per Montesilvano, come diceva il dottore, sì, ci sono parecchi. Io ho avuto anche all'esterno, diciamo, persone che hanno chiesto aiuto, ma prima non le potevo indirizzare, come il dottore sa benissimo, al CERT. Quindi facevamo una cosa, diciamo, internosco, colloqui sempre di gruppo, di persone che si autoaiutavano, diciamo, però non è proprio, se non è protetta, se non è strutturata bene, la cosa migliore da fare. Certo, ci vuole anche il riconoscimento da parte del comune, poi qua non la lasciamo perdere perché non siamo abbastanza tutelati sotto questo punto, qualcuno lo sa. Però ecco, il dottore ha detto 100, e io direi 300 di quelli che 100 riconosce il dottore, se non di più, perché è un fenomeno proprio, poi sta diventando ad ampio raggio. 100 non li vengono da voi, ma... Sì, appunto, ecco, logicamente i dati il dottore li riporta in quanto a le schede, quindi c'è quello, ma come diceva il dottore, anche perché mi ero ripromesso di fare qualcosa per le persone affette da questa patologia, perché faccio l'esempio, per una signora, un'elegante signora in tagliere, entrare in un CERT dove sono persone buttate per terra è un po' difficile, quindi dobbiamo essere anche noi capaci di dargli la possibilità a queste persone, aprendo un centro di ascolto, magari pure anonimo, cioè non è che è importante, perché è più difficile. Diciamo, ecco, adesso non voglio dire proprio le sale da gioco, ma persino le tabaccherie, che sono ambienti puliti, cioè, quindi una signora, una gentil signora, un gentil signore va lì a comprare le sigarette, cioè, scusami. Però mi diceva un mio amico tabacchino, io mi sono scordato pure a vendere le sigarette perché non me le chiedono più, mi chiedono gratte finci o la giocata all'otto. E là è un posto sicuro dove continuare questa, ecco, dipendenza. E così, alla luce del giorno poi. Quindi mentre magari il dipendente si nasconde, magari quello mi conosce, mi vede con gli occhi così, il giocatore, sono andato a comprare le sigarette,
Quindi è più, ecco, servirebbe un centro per questa patologia qui a Montesilvano. Vabbè, vi ringrazio, ho finito. Se avete qualche domanda.